Ciao Aliu, quanto sarebbe bello stamparsi il denaro da casa. Quante volte lo abbiamo pensato, eh? Però prima di parlarvi di ciò e di accennarvi, vi faccio vedere un video di Monti perché la gente tende a dimenticare le memorie. Guardate il video di Monti. Si potrebbe, credo, fare un grafico del tasso di soddisfazione che gli osservatori hanno ritratto dalle varie riunioni del G20 negli ultimi 2 anni. Nei momenti di crisi più acuta, progressi più sensibili. Rientro dell'emergenza della crisi, affievolimento della volontà di cooperare. E qui, naturalmente, io ho una distorsione che riguarda l'Europa ed è una distorsione positiva che riguarda l'Europa. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle perché c'è una crisi in atto, visibile e conclamata. Però, quindi in questo siamo come il G20, però c'è una differenza, siccome il G20 per ora non ha in modo serio e noi in Europa abbiamo istituzioni, leggi, norme, abbiamo bisogno delle crisi come il G20, come gli altri consessi internazionali per fare passi avanti. Ma quando una crisi sparisce, rimane un sedimento perché si sono messe in opera istituzioni, leggi, eccetera, per cui non è pienamente reversibile. Monti che cosa disse? Bisogna cedere parti di sovranità, tra cui la prima più lampante è quella di non poter avere più la possibilità come Stato di stampare la propria moneta e quindi fare parte della comunità europea e andare da privati, perché sono privati banchieri, a comperare l'euro. Perché non è che te lo cedono così gratuitamente, bisogna pagare gli interessi. Io prendo 100, ma mi devi restituire 120. Quindi un'economia a debito con una moneta a debito. Però quello che vi volevo farvi notare, la comunità, il bene della comunità. Bene, a questo punto entra in gioco che cosa? Quello che io vi sto cercando di proporre da mesi. Blackford. La blockchain è una comunità, però allo stesso modo come la Banca Centrale Europea abbiamo la possibilità di stamparci la nostra coin, che sarà una moneta, una coin di scambio, quindi si potranno effettuare pagamenti. Ma a differenza della Banca Centrale Europea, dove ci sono dei privati che hanno creato questa comunità europea, noi facciamo allo stesso modo, ma in modo decentralizzato. Che cosa significa? Dove governi e istituzioni non hanno nulla a che fare perché è gestita da noi, dalla comunità. Questo è il modo per potersi creare una economia alternativa che viene accettata come forma di pagamento. Ora noi abbiamo avuto l'esempio del Bitcoin che inizialmente è stato criticato, è stato denigrato e poi accettato. Questa è la classica azione del sistema. Prima ti combattono, poi ti deridono e poi ti accettano. Anzi, ora sono le banche stesse che stanno aderendo a wallet, a proporre proprio wallet crypto, quindi le banche si devono in un certo senso adeguare. Ecco, quello che io vi sto proponendo da mesi è avere la possibilità di stamparsi le coin da casa con l'acquisto di nodi, perché il nodo che cos'è? Il nodo è l'insieme dei nodi forma la blockchain. Quindi, se non sei tu a farlo, sarà qualcun altro. Avere la possibilità di andare a dormire tranquilli e il tuo nodo continua a produrre le coin per una durata di 10 anni.
Ora, se volete informazioni più precise e dettagliate, sotto vi lascio il link della Zoom, della live che ci sarà domani sera. Entrate in live, così avrete una inquadratura generale di che cosa è la blockchain, che cosa si può applicare alla blockchain, questa community, come ha parlato Monti, del bene della comunità. Ma che bene possiamo avere noi, soprattutto in questo periodo in cui, dopo anni di crisi indotte, fanno penare anche coloro che sono rimasti senza lavoro e quindi anche un ricatto sul lavoro con la loro moneta, perché noi andiamo a lavorare per che cosa? Per il denaro. Ma qui possiamo applicare il principio: stop, fermati, respira, fai 10 respiri profondi. C'è solo questo modo per poter guadagnare, o faccio lavorare i soldi per me. Ecco, questa è la mentalità imprenditoriale che non ha e non avrà mai un dipendente, perché il dipendente dipende da un lavoro per portare i soldini a casa. Quindi è qui che si può applicare: facciamo lavorare i soldini per noi, invece di andare io a lavorare ed essere ricattato, come è successo in questi anni. Puoi entrare soltanto se hai lascio passare, ma se lo hanno fatto una volta possono ripeterlo. Perché? Perché semplicemente, senza informazione, sei costretto a dipendere dal lavoro e quindi non potrai fare altro che accettare se non hai altre informazioni. Quindi, riepilogando, abbiamo la possibilità di stamparci la nostra moneta, è un qualcosa di meraviglioso, che sarà un metodo di pagamento alternativo, come lo è stato il Bitcoin. Ora, se davvero sei interessato a prendere informazioni e poi decidere che cosa fare della tua vita, se continuare a dipendere da un lavoro, da una moneta centralizzata che a breve dovrà essere sostituita perché vogliono eliminare il cartaceo per inserire la valuta digitale, l'euro digitale, sarai costretto a scaricarti un wallet e poi un passaporto europeo, il wallet digitale, dove lì saranno inseriti tutti i tuoi dati. Quindi che cosa farai? Cederai con il tuo consenso tutto quello che è inserito nel wallet. E quindi possono, in un qualche senso, dissidenti, se non ti adegui a questo esempio, a una nuova, ti blocco il conto. E possono farlo perché tu hai dato il consenso. Con un metodo alternativo puoi fare a meno di subire queste imposizioni. Ok? Io più di questo non posso dirvi, perché io non sto né qui a convincervi né a persuadervi, ma soltanto a darvi una informazione diversa da quella che noi abbiamo ricevuto durante la scuola. Devi studiare, devi diplomarti, devi laurearti, devi trovarti un lavoro per poter guadagnare. Sempre il devi, una sola informazione. E questa informazione che il sistema dà va a violare che cosa? Il libero arbitrio. Perché il libero arbitrio, per poter scegliere, devi averne almeno due, non una. Perché una significa avere solo quell'informazione, quindi non c'è libero arbitrio. Io non posso scegliere perché ho solo quella determinata informazione, ma se ne ho due posso avere la possibilità di scegliere. Uno, lavori da dipendente per tutta la vita e miri alla pensione, e dipendente da un lavoro per denaro. Due, puoi far lavorare i soldini per te. Come? Con tante informazioni che ci sono in giro. Ora, ragazzi, quello che vi sto proponendo non è il classico, è una blockchain. Ora, se non sapete che cosa sia una blockchain, fate le vostre ricerche. E creare una blockchain a livello mondiale non è un gioco da ragazzi. È dura, è difficile. È difficile. Quindi, se volete informazioni, il link sotto della Zoom di domani, e poi vi metto il link di Telegram, eventualmente se siete interessati mi contattate. Detto questo, io sto cucinando e ora mi appresto a pranzare.
Ciao Guagliù, alla prossima.